I giovani dell'Unitalsi insieme si sono ritrovati qui a Arezzo, hanno scelto Arezzo come luogo di incontro. Eh sì, questo è un grande onore che Unitalsi, i giovani Unitalsi abbiano scelto la nostra città, perché è un segno in qualche modo di riconoscimento che noi vogliamo cogliere come una modalità di invito ad essere come sono loro, cioè ad essere allegri, ad essere presenti, ad essere responsabili e a saper affrontare le difficoltà con la speranza e con il sorriso, ma soprattutto con una cosa importantissima, che è la responsabilità individuale, cioè dipende anche molto, soprattutto da ognuno di noi. Sono 150 giovani, tutti under 30, che hanno deciso di condividere questo incontro di due giorni, trascorrendolo in piena condivisione, 24 ore su 24 in questo incontro, dove vogliono riesaminare e le motivazioni di questo particolare servizio che fanno nell'Unitalsi, dove vogliono incontrarsi per pregare, per divertirsi, per gioire insieme. E quindi resta quel messaggio forte di stare insieme senza barriere, soprattutto mentali, e capire che siamo tutti veramente utili. Utile a ciascuno, perché si sconfigga la solitudine e poi davvero si viva insieme anche le difficoltà. Magari dei nuovi ragazzi che ci vedono si fanno la domanda: ma chi sono tutti quei ragazzi con le carrozzine giovani che stanno insieme? Quindi il nostro motto è che tutti possiamo fare tutto. L'Unitalsi non è solo Loreto, non è solo Lud e non è solo il meeting.